Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di The Oran Red. Come vedete, oggi siamo ritornati con la serie di Distraint. E mi dispiace se ieri non ho lasciato un video, ma visto che avevamo fatto due episodi di Astroneer, avevo detto, vabbè, facciamo una cosa, stoppiamo questa serie per un po', perché comunque ho lasciato due episodi subito. E poi, a parte perché comunque Dragon ieri non ci siamo visti ed ero impegnato, quindi ho dovuto fare un giorno di festa per impegni, insomma, mi spiace ragazzi. Ma vabbè, non vi preoccupate, la continueremo la settimana prossima, la serie di Astroneer. Lo so che a molti piace, me l'hanno chiesta di continuare a portare. E per quanto riguarda invece Distraint, oggi siamo ritornati qui e vediamo cosa è successo, visto che l'altra volta vi ho stoppato sempre nel punto peggiore, il finale. Bene ragazzi, partiamo con questa grande avventura. Ah, è vero, mi dimentico che qui i tasti sono particolari. Dimentico che qui è il tasto principale per fare le cose. Allora, vi ricordo che l'ultima volta. Ah, il rumore proveniva dal bagno. Ok, quindi dobbiamo andare in bagno, vediamo cosa succede. Non c'è niente qui. Deve essere stata la mia immaginazione. Il caffè dovrebbe essere pronto. Torniamo indietro. The fuck? Ho sbagliato. Il caffè è sparito. Ah 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 ah. Hai ragione, cara. Quanto è stato ridicolo quel giorno. Oh, guarda, caro, è il nostro ragazzo. Lo vedo, dolcezza. Ehi, figlio, non è un problema se ci siamo presi un po' di caffè, no? Anche se ha un gusto strano. No, nessun problema. Stai bene, caro? Sei davvero pallido. Ma voi non dovreste essere, sapete, morti? Certo che siamo morti. Che cosa sciocca da dire. Aspettate un attimo, perché succedono queste cose? Cioè, dalla serietà passiamo a cose strane. Però va bene così, continuiamo la storia. Però ti giuro, inizialmente dici, vabbè, un gioco serio. La storia si sta andando bene, anche se c'è stata quella nello scorso episodio, una cosa strana di quei tre tizi con i soldi. Ora un'altra scena strana. Continuiamolo. Ma anche se siamo già morti, ciò ti vieta di ascoltare le nostre perle di saggezza? Immagino di no. Ed è proprio per questo che siamo qui. Allora, ascoltaci, figlio, e lascia parlare la tua coscienza. D'accordo? Abbiamo sentito alcune cose, beh, spiacevoli su di te. Esatto. Io e tuo padre siamo preoccupati per te. Stai diventando avido, figliolo? Non è mai troppo tardi per cambiare. Non sono orgoglioso delle cose che ho fatto, ma guarda questo appartamento terribile. Voglio solo avere successo nella vita. Ti comprendiamo. Ma a spese di altre persone? Pensaci, figlio. Tu sei meglio di così. Non lo so, ho lavorato sodo per arrivare qui. Sto cercando Mr. Godwin. È questo l'indirizzo corretto? Che diavolo sta succedendo? Ora piove anche sangue. Lo devo dire io, cosa sta succedendo qui? Allora. Allora, direi di salvare perché ovviamente sennò perdiamo qualcosa. Ora esce anche sangue. Devo stare tranquillo. È solo la mia mente che gioca brutti scherzi. Sì, deve essere così. Ok, farei meglio a vestirmi. E vestiamoci, ragazzi. Fu una giornata dura la scorsa, ma decisi di andare avanti. Comunque vi mentirei se dicessi di non aver pensato a Mr. Godwin. Ad ogni modo, Mr. Taylor era il nome successivo della lista. Viveva in una foresta come un eremita. Non aveva debiti, ma il comune voleva espropriare la sua abitazione. Hanno costruito una strada lì. Sono andato da lui per sequestrare la sua proprietà. Oh. Bellissimo, questa è una foresta, proprietà del comune. Vabbè, andiamo a vedere anche questa cosa. Però
riflettendoci, minchia, questo gioco sta mostrando la realtà, si può dire. Vietato oltrepassare. Andiamo a vedere. So che alla fine sta dando. Ha un bel senso questo gioco e spero che anche voi state percependo questa cosa. La sua baita dovrebbe essere qui da qualche parte. Con calma nella vita, devo andare con calma. Allora, ok, qui c'è il salva progressi. La cosa che mi ha colpito molto è che lui continui fare queste cose nonostante sia abbastanza pentito. Ah, eccola qui. Ok, passiamo avanti. Non si vede un cavolo, ma è una pila di legna da ardere. Ok, lì non possiamo andare. Sono Price, sto cercando Mr. Taylor. Salve. Oh, non è a caso, mi sta ignorando. Devo parlare con lui? È bloccato. Vediamo un po'. Sono tutte bloccate, insomma. Ma posso andare più avanti? Penso di sì. Ah, eccolo. Forse l'abbiamo trovato. Salve. Lei deve essere Mr. Taylor. Sono io. Il mio nome è Price, piacere di conoscerla. Risparmiami il teatrino e spara le tue minacce. So perché sei qui. Minacce? No, perché non ne discutiamo? Vede, il comune vorrebbe costruire una strada qui. Porterà un sacco di gente e turismo in città. E un sacco di soldi pure, o sbaglio? Beh, è proprio questo il problema. Con gente come voi. Il denaro è il vostro re. Dov'è la vostra compassione? Questa è casa mia. Signore, è già stata una lunga giornata. È tutto già pronto. E non dimentichi che le stiamo offrendo un adeguato compenso. E se rifiuta, la sua proprietà verrà pignorata. Immagino di non avere altra possibilità se non cedere. Ecco, ce l'hai fatta. Spero tu sia contento. Mi dispiace, signore. Scusami, ragazzo. So che stai solamente facendo il tuo lavoro. Signore, se c'è qualcosa che io possa fare, c'è qualcosa. Si gela qui fuori. Parliamone nella mia baita. Ecco, prendi questa chiave, io arrivo subito. Oh, e visto che ci sei, puoi accendere il caminetto? Certo, grazie signore. Darmi le chiavi di tua casa, bellissimo. Chissà che compenso gli danno. Non lo so. Vabbè. Comunque procediamo avanti. A volte sto gioco mi rimane sempre senza parole. Allora, andiamo avanti. Hai sbloccato la porta, entriamo nella casa. Oh, bellissima la canzone, proprio la canzone giusta per il sottofondo, insomma. Sono cenere, qui devo accendere il fuoco. Forse devo prendere la legna. È una pila di legna, prende un po' di legna, ecco appunto. Ma non c'è un salvataggio più vicino. Metto la legna qui. Devo accendere il fuoco, sì, capito. Andiamo qui. Lì c'è una porta rotta. Ma sono tutte porte rotte. Crucifebbe, sembra già gli piacciono questi giochi. È un cestino pieno di cartacce. Però potevano mettere un salvataggio progressi un po' più vicino. Vediamo questa tavola, è bloccata questa. Torniamo indietro. Sì, ho capito che devo accendere il fuoco, però. Usciamo un attimo. Ah, ecco il salvataggio perché sta ovviamente così vicino. Ok, salvato i progressi.
È la prima cosa da fare sempre in questo gioco, non si sa mai. Allora, ritorniamo in casa. Dobbiamo accendere il fuoco. Quindi qualcosa dobbiamo trovare nelle vicinanze. Devo accendere il fuoco, sì, ho capito. Non credo che abbiamo oggetti. Non mi ricordo nemmeno come si vedono gli oggetti tuoi. Ok. Forse qua si va. Ah, ok, si va. Minchia, da fuori sembra una piccola casa di coso lì, come cazzo. Cibo per caio, c'è acqua, niente di interesse qui. Scusa, sto tizio non mangia. È una vasca, ha davvero un forte odore. Ok. Vabbè, comunque abbiamo visto un po' la casa. Ma la cosa che vorrei trovare è altro. Se andiamo più avanti, forse troviamo qualcosa. Ma non credo. Questo sarebbe. Ah, questo è cibo per cane, niente di interesse qui. C'è qualcosa, fiammiferi, perfetto. Ok, posso tornare indietro, anche se lì dopo dobbiamo andare. Probabilmente. È un labirinto questa casa, porco giù. Dannazione, la legna è umida. Mi serve qualcosa che bruci subito. Forse della carta? Dov'è che stava la carta? Ah, qua dovrebbe essere. Come cambio gli oggetti? Madonna, mi sono dimenticato. Ah, ok, mi sono ricordato adesso. Scusatemi ragazzi, i tasti di questo gioco sono un po' orribili, si può dire. Ok. Così, perfetto, quindi siamo d'accordo di entrare. Come si tornava indietro? Ok, da qui. Madonna, questa casa ti giuro è un labirinto. Ok, però potevi direttamente mettermi questo. Dovrebbe andare. Ah, guarda cosa ho creato. Ho creato il fuoco. Olè. The fireman. Ah, vedo che hai acceso il fuoco, bravo ragazzo. Prego, è così buio qui. Sì, non c'è elettricità. Ma torniamo al favore di prima. Vedi, il mio cane è scomparso. E vuole che io lo trovi o la trovi? La trovi. È stata una sparizione strana. Com'è successo? Beh, era qui quando sono andato a letto la scorsa notte. E per quanto ne so, lei non può aprire le porte. Comunque, alle prime luci dell'alba era scomparsa. Quindi dovrebbe essere in casa. L'ho pensato anche io, ma non riesco a trovarla. Se la trovi sarò felice di firmare qualunque documento tu abbia. Abbiamo un accordo, signore. Inizierò le mie ricerche. Buona fortuna, ragazza. Credo sia meglio andare a salvare di nuovo. Bene, ragazzi, io direi di salvare un momento e di finire qui l'episodio, perché comunque siamo arrivati a un bel punto. E ragazzi, mi spiace che fermo sempre nel momento sbagliato della mia vita, ma capitemi, mi piace fermare nel punto giusto. È la miglior cosa che può fare qualcuno, rimanermi con quell'amaro in bocca e aspettare il prossimo episodio. Quindi ragazzi, ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti!